Ci troviamo all'Istituto Alberghiero San Michele di Sant'Agata Militello perché qui oggi alcuni alunni prepareranno davanti alle nostre telecamere dei piatti a base di pesce. Nell'ambito del progetto Mare Ricco Siciliano quindi ci occupiamo del pesce dei nostri mari, ma soprattutto del pesce di rigetto, ovvero quel pesce che purtroppo a volte viene sottovalutato dai consumatori perché ha un basso valore economico eppure è ricco di tante proprietà nutritive. Vedremo allora come utilizzarlo, come impiegarlo in cucina, vedremo la realizzazione di alcune ricette che fanno parte della nostra tradizione culinaria siciliana, vedremo anche come impiegare in cucina il pesce di allevamento. Della pasta con le sarde se ne occupa Christian, ci puoi elencare gli ingredienti? Allora, praticamente mettiamo una padella con dell'olio e facciamo soffriggere cipolla, e finocchio, uvetta e pinoli. Poi dopo mescoliamo e aggiungiamo un cucchiaio di salsa per far prendere sia colore che gusto. Olio d'oliva, e la cipolla deve dorare qualche minuto? Certamente, fino a quando prende un bel colore. Dopo che gli abbiamo dato una mescolata alla cipolla, aggiungiamo il finocchietto precedentemente tritato. Il finocchietto selvatico lo possiamo trovare in campagna tranquillamente? Sì, ovunque, sia in campagna che pure al supermercato. Ora aggiungiamo una manciata di pinoli . Un po' di uvetta . Sono tutti ingredienti che nella cucina siciliana si usano tantissimo . Principalmente sì . Ora aggiungiamo un cucchiaio di salsa precedentemente cotta, così gli diamo sia il gusto che il colore. Ora andiamo aggiungendo le sarde. Le sarde intere? Sì, che abbiamo precedentemente pulito. Gli diamo una mescolata. Gli aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura. Come procediamo? Allora, praticamente prendiamo con una pinza un po' di pasta, la appoggiamo sul mestolo e andiamo a girare fino a che non diventa un semicerchio, un nido, e poi la andiamo ad adagiare lentamente al centro del piatto. Ora mettiamo un po' di pezzo di finocchiette di sopra per abbellire. Due pizzichi di foglie di finocchietto. Questo c'è il numero 1. La mollica. Infine gli andiamo a mettere un po' di mollica e sparselo tutto il piatto per ricoprire e per dare ancora un altro segno di abbellimento al piatto. Dà anche un po' di croccantezza. Certamente. Okay. Quindi no, c'è il numero 1 e il piatto è pronto. La pasta con le sarde è pronta, abbiamo completato la preparazione, possiamo ripercorrere adesso dall'inizio tutte le fasi del procedimento. Ok, come prima cosa abbiamo pulito le sarde che abbiamo messo da parte, dopodiché abbiamo preparato un battuto di cipolla e finocchietto selvatico che abbiamo soffritto, abbiamo aggiunto pinoli e ovetta, un cucchiaio di pomodoro, dopodiché abbiamo lasciato andare per qualche minuto, ho aggiunto le sarde, allungato con un po' di acqua di cottura e fatto andare qualche minuto. Dopodiché abbiamo buttato la pasta, l'abbiamo lasciata a metà cottura, l'abbiamo dopodiché messa nel sugo e lasciata finire dentro così che possa sia diventare più cremoso il sugo che più saporita la pasta. Dopo abbiamo preparato anche un pesto di finocchietto con del finocchietto, dei pinoli e dell'olio di oliva e abbiamo impiattato. Spennellando sotto il pesto, mettendo sopra questo nido di spaghetti, abbiamo aggiunto altro pesto, un po' di finocchietto e un po' di mollica croccante come vuole la tradizione.